Vorrei cominciare questa serata con una voce che viene dall'interno, dal sempre e dal più profondo, e dirvi che per comprendere Dante stasera ho bisogno che voi crediate ciò che egli ha creduto. L'altra volta abbiamo esaminato il cammino di Dante attraverso il purgatorio, quello che è stato il gradino superiore della sua vita, quella curiositas di Ulisse dell'inferno, come avevamo visto essere pari a quella di Dante in un primo momento, e poi cresce quella curiositas negativa attraverso una scintilla, perché quella curiositas è quella che può ridurre l'uomo a bestia, ma dentro di sé è una scintilla che si è curata, si è fatta respirare, se gli si lascia quello spazio per crescere, può diventare il termine più alto per far diventare l'uomo divino, per dargli la possibilità di innalzare la sua curiositas e farla diventare necessità, quella che i latini chiamavano la necessitas. E sembra una parola così a sé stante, senza un significato che si possa ricondurre in modo profondo all'opera di Dante. Ma se l'analizziamo nel suo profondo, necessità è qualcosa di estremamente umano, che comprende il desiderio, l'autodesio, che comprende il bisogno dell'uomo e dell'umanità di andare oltre, di fare qualcosa, di porre qualcosa, di edificare pietra su pietra la propria vita, e di cui l'architetto saranno solo i posteri, il tempo futuro. E Dante è cresciuto in questa mentalità, in questo mondo antico in cui le stesse opere, le stesse cattedrali, i monumenti del Medioevo venivano progettati, iniziati a costruire, e quegli architetti, quegli uomini pieni di ingegno, potevano solo sognare come sarebbero cresciuti e diventati alla fine, perché le costruzioni duravano anche secoli, e loro progettavano qualcosa, ne ponevano le basi, e poi speravano, sognavano che potesse andare avanti. E così è l'opera di Dante. La sua opera è in futuro, solo col tempo può avere significato. Quando io tantissime volte dico sempre che la Divina Commedia è divina nella sua poesia, ma umana nella sua essenza, cosa significa? Perché dico che è umana? Perché le più grandi poesie della storia dell'umanità sono meravigliose da un punto di vista di suoni, di forma, di contenuti. Tessono il presente, il passato e il futuro in una poesia che rimane testimone del tempo. Ma sono solamente divine. La Divina Commedia, invece, l'opera di Dante, è fatta di essenza umana, perché senza quelli che la leggeranno, senza coloro che la studieranno, ma soprattutto che la ameranno, non avrà alcun significato, perché è un tipo di poesia che può essere viva solo se vissuta dalle altre persone, solo se incamerata, fatta propria. Solo così può essere poesia e può avere significato. Ed ecco allora che il cammino di Dante, quella sua necessitas. Infatti Carducci, quando parla di questa necessitas, dice sempre che Dante disse e si muovea. È particolare che io lo dica proprio in questa serata in cui parliamo del paradiso. Di solito ricordiamo l'inferno come il canto più teatrale, la cantica in cui tutto avviene, tutto si muove, Dante scende, incontra personaggi, altri che si ergono come farinata con l'inferno in grande spitto, o altri ghiacciati nel profondo dell'inferno, giù al buio, senza che possano nemmeno levare il capo. E Dante che si volge, viene accompagnato da Virgilio, in braccio, preso per mano, impaurito, vuole tornare indietro, allora ci sembra che il movimento sia tutto concentrato qui, o al massimo ancora nel purgatorio, in questa misteriosa salita di Pellegrino che abbiamo visto l'altra volta tra Alba e Tramonto.